pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo musicale e ha revocato gli anni 90. Keith Flint, infatti, ne è stato icona indiscussa, lui anima dei Prodigy insieme al fondatore, ma anche ballerino della band britannica di musica elettronica e punk, che ha segnato un'epoca con quelle sonorità aspre, così techno e amate, proprio in quel periodo, in particolare a metà degli anni 90. Era infatti il 1996 quando usciva Firestarter, tra le hit della band più note. Keith Flint, cantante dei Prodigy e co-frontman della band di Music for the Jilted Generation, aveva 49 anni, è stato anche volto del big beat, più vicino come sonorità e soprattutto come atteggiamento al punk, riuscendo a radunare però sotto lo stesso palco tanto i fan della rave culture, insomma dei party rave di quel genere di musica, quanto i frequentatori abituali dei grandi concerti rock. Nonostante l'iniziale reticenza, si è poi sparsa la notizia, d'altra parte divulgata dalla stessa pagina ufficiale dei Prodigy su Instagram, del suicidio dell'artista. Appena 2 giorni prima però aveva partecipato a una gara podistica di 5 km, la Parkrun, a Chelmsford, capoluogo della contea dell'Essex, vicina proprio alla cittadina di Dunmow, dove risiedeva Flint. Il giornalista e runner Rob Endgraf ha condiviso questa informazione attraverso proprio profilo Twitter. Reduce da una tour in Australia, Flint sarebbe ripartito a maggio per una nuova tournée. Ma torniamo al singolo scelto per ricordare lui e i Prodigy, che fu campione di vendite e scalò le classifiche internazionali ed europee. Fu anche colonna sonora di un videogioco piuttosto popolare, Wipeout 2097, e colonna sonora della serie TV poliziesca tedesca Squadra Speciale Cobra 11. Gli autori del brano sono lo stesso Flint e Liam Howlett, fondatore del gruppo. È interessante ricordare che tra gli autori viene menzionato anche Kim Deal dei The Breeders, da una cui canzone, SOS, viene campionato proprio il suono della chitarra che scandisce anche Firestarter. Anche l'urlo, quel Hey, è un campionamento. Il singolo uscì il 18 marzo del 1996 come primo estratto dall'album The Fat of the Land, terzo album del gruppo, e toccò in breve la vetta della Official Singles Chart, cioè la classifica britannica, dove rimase per 3 settimane. The Fat of Land, che appunto era l'album da cui venne estratto questo singolo, fu anche quello di maggiore successo per la band e fu quello che maggiormente rappresentò il big beat del gruppo, cioè quel genere musicale nato proprio negli anni 90 e legato a nomi come quelli dei Chemical Brothers o Fatboy Slim e altri. Tecnicamente la band non si è mai sciolta, tanto che nel 2017 ha firmato un contratto per pubblicare un nuovo disco intitolato No Tourists, uscito poi a novembre del 2018, interamente prodotto, composto e mixato da Howlett, che comunque ha coinvolto anche gli altri membri della band nella realizzazione del prodotto finale.